Ciao, con questo video ti mostro il funzionamento della centralina della pompa di calore professionale. Questa è la schermata principale dove puoi vedere la temperatura dell'acqua sanitaria all'interno, lo stato della pompa di calore. In questo momento viene indicato ZZZ, significa che la pompa di calore è in standby. Per accedere al menu, premere il tasto OK. Questa prima icona mostra un riscaldamento rapido dell'acqua. Se scendiamo, qui andiamo a impostare invece il tipo di funzionamento della pompa di calore. Attualmente è spenta, per accenderla premere il tasto OK e selezionare con le frecce la modalità. Questa è modalità spenta, questa è modalità normale, modalità eco, economica, quindi con una temperatura più bassa, modalità comfort, quindi una temperatura più alta. Modalità Comfort Plus vuol dire temperatura settata secondo comfort più resistenza elettrica. Oppure fonte aggiuntiva, ad esempio una caldaia o una fonte alternativa. In questo caso andremo a impostare la temperatura normale, premendo il tasto OK. Infatti sentiamo che il ventilatore inizia ad accendersi e vedremo nella schermata principale, uscendo, una temperatura impostata normale sulla destra, quindi la pompa di calore deve raggiungere temperatura N. E cosa sta facendo? In questo momento si sta attivando, ecco che si è accesa. Con le tre lineette rosse significa che la pompa di calore sta funzionando in modalità riscaldamento dell'acqua. Per settare la temperatura normale basta premere i tasti più e meno. In questo caso è impostata a 50 gradi. Ecco che la impostiamo a 52 gradi. E basta poi premere il tasto OK per settare la temperatura. Ora la spegniamo per continuare a vedere il menu. Quindi vado sul tasto OK, vado nella modalità e premo spegni. Continuando il menu, abbiamo la modalità eco, quindi andiamo a impostare quanti gradi in meno rispetto alla temperatura normale vogliamo far lavorare la pompa di calore. Di base sono impostati meno 5 gradi rispetto alla normale. Quindi, avendo impostato ora a 52 gradi la temperatura normale, la modalità eco sarà a 47 gradi. Questa invece è la modalità comfort, quindi più 5 gradi rispetto alla temperatura normale. Quindi da 52 la pompa di calore andrà a 57. Per modificare questi valori basta premere il tasto OK e semplicemente spostarci con le frecce. Questa invece è la prima programmazione oraria. Ce ne sono due, una e una due. Lo vedi dal numero che trovi vicino all'orologio. Entrando nella prima, da off la portiamo con il tasto OK in on. A che ora vogliamo far partire la prima programmazione oraria? Indichiamo le 9 di mattina. Ad esempio 9:00, qui puoi modificare anche i minuti. A che ora vogliamo che si spenga questa fascia oraria? Facciamo le 20:45. E cosa vogliamo che accada dentro questa fascia oraria? La pompa di calore è stata impostata in normale, quindi lavorerà sempre in normale, ma all'interno di questa fascia oraria voglio ad esempio che la pompa di calore vada in modalità comfort. E quindi ripremo OK. Ho la possibilità di settare anche la seconda fascia oraria nella stessa maniera. Qui invece è in modalità ventilatore, quindi posso attivare il ventilatore anche se la pompa di calore è spenta. Quindi il compressore rimarrà spento, ma il ventilatore continuerà a girare all'interno della fascia oraria che andiamo ad impostare. Premendo il tasto OK, vado in on e vado ad indicare a che orario voglio che il ventilatore inizi a funzionare. Torniamo indietro. Questa è la modalità ferie, quindi se vado in ferie metto in modalità on, semplicemente premendo il tasto OK e poi on. Qui vado a impostare l'orologio, quindi vado a impostare l'ora attuale. Qui posso attivare una fonte di riserva. In questo caso potrei chiamare una caldaia di supporto, ma nel 99,9% dei casi
non ce n'è bisogno. E qui invece vado a fare un ciclo anti-legionella istantaneo. Quindi vado a dare start per attivare un ciclo anti-legionella, che di default invece viene attivato ogni 13 o 14 giorni. Qui invece vado ad attivare il riscaldamento rapido dell'acqua, quindi pompa di calore più resistenza elettrica, se la temperatura dell'acqua scende sotto un certo valore. Come faccio a impostarlo? Da off passo in on e dico, bene, quando scende sotto i 30 gradi, o 31 o 32, attivami la fonte di riserva. Poi vado nel sottomenu, inserendo il codice 1, 2, 3, 4. Qui vado ad impostare ogni quanti giorni voglio fare il ciclo antilegionella, quindi sempre premendo il tasto OK, tasto più o meno. Qui invece vado ad indicare cos'è la fonte di riserva, in questo caso noi la intendiamo come resistenza elettrica. Posso scegliere una caldaia esterna o la resistenza elettrica. Posso dirgli, bene, se ho un contatto esterno, ad esempio quello del fotovoltaico, cosa vuoi fare? Vuoi surriscaldare l'acqua oppure vuoi metterla in programma fotovoltaico? Mettiamo in programma fotovoltaico, ovvero PV. Questa è l'isteresi, ovvero dopo quanti gradi voglio che si riaccenda la pompa di calore, di base impostato 7 gradi. Quindi si imposto la temperatura normale 52, la pompa di calore si accenderà a 45. Questa è la temperatura invece da raggiungere con il fotovoltaico. Posso mettere 67 gradi, ad esempio, quindi quando avrò il contatto del fotovoltaico raggiungerò i 67 gradi. Questa invece è l'isteresi con il contatto del fotovoltaico attivo. Quindi quando ho il fotovoltaico attivo, la pompa di calore si riaccenderà quando diventa più fredda di 3 gradi. Questa invece è il raggiungimento della temperatura con la fonte di riserva. Spero che questo video ti sia stato d'aiuto.